Si è conclusa a Ravenna la prima parte del progetto di Gelode, voluto da ERA per aumentare la digitalizzazione nelle scuole. Quattro gli istituti che sono stati premiati, oltre all'Angelo Torchi di Massa Lombarda, anche le scuole Ravennati, Rodari, Mordani e Camerani. Fabri, quali sono stati i punti di forza del progetto di Gelode e qual è il bilancio? Ma un bilancio molto positivo, perché questa scommessa di fare questa alleanza fra noi di ERA, i comuni e i nostri clienti, cittadini del nostro territorio, è stata una scelta vincente. Abbiamo avuto circa 500 scuole che sono state abbinate ai punteggi. È stato un primo quadrimestre intenso anche per i nostri clienti, che hanno incrementato di molto i loro comportamenti. Abbiamo raggiunto in questo quadrimestre il 20% dei nostri clienti che hanno scelto l'invio elettronico della bolletta, un incremento significativo dei clienti che hanno scaricato l'app e utilizzano l'app. Quindi si sono messi in gioco, hanno deciso di usare i canali digitali, che sono fra l'altro anche comodi, e questo ci ha permesso di premiare le prime 20 scuole per un totale di 50.000 euro. Quattro scuole sono qui nel Ravennate e oggi consegniamo 2.500 euro a questa scuola, che sono denari che devono essere utilizzati, possono essere utilizzati per sviluppare la digitalizzazione delle scuole. Ecco, questa è stata la prima parte del progetto, ma a giugno ci sarà il ritorno. Come si svilupperà? Beh, molto semplice, come a scuola c'è stato il primo quadrimestre, adesso facciamo il secondo quadrimestre, ci sarà la pagella del secondo quadrimestre, avremo altre 20 scuole che verranno premiate in funzione della graduatoria di chi associerà i punteggi dei propri comportamenti alla scuola, o attraverso i propri comportamenti, se non li associa, verranno distribuiti questi punti alle scuole del comune e del territorio. Quindi tutti possono partecipare in maniera utile a contribuire a donare punti alle scuole del proprio territorio e quindi a farle portare a livelli elevati in classifica. Quindi finiremo il secondo quadrimestre, faremo un'ulteriore graduatoria e poi ci saranno a settembre le prime azioni delle altre 20 scuole con l'inizio dell'anno scolastico e quindi la possibilità di investire per altre 20 scuole questi 2.500 euro che doneremo alle scuole. Siamo con la dirigente scolastica Carla Solaini. Quanto sono importanti queste iniziative per sensibilizzare i ragazzi e per coinvolgere le loro famiglie? Importantissimi, tant'è che noi aderiamo praticamente a quasi tutti i progetti che ERA propone e sensibilizziamo i ragazzi sulla cura dell'ambiente, anche rispetto al riciclo delle materie non più in uso, e i genitori supportano queste iniziative, come abbiamo visto, molto piacevolmente e con grande partecipazione veramente. Al vostro istituto andranno 2.500 euro, come verranno spesi questi soldi? Allora, sicuramente per l'innovazione delle tecnologie informatiche, perché il laboratorio che attualmente è presente qui nel plesso Camerani è un po' obsoleto. Quindi si pensava di prendere un laboratorio mobile o di notebook o di tablet. Adesso vediamo un po' la preferenza dei docenti rispetto ai due strumenti. Il progetto di Gelode è importante anche per il contributo che offre nei confronti dell'ambiente. Quali sono le altre iniziative che ERA ha intrapreso in questo senso? L'attenzione all'ambiente è una delle attenzioni che abbiamo sempre molto presenti quando facciamo la nostra attività. Noi ci occupiamo molto di energia e il risparmio energetico è l'elemento principale sia per ridurre i costi della bolletta sia per ridurre l'impatto ambientale. Noi l'energia che non consumiamo ovviamente è quella che costa meno, diamo una serie di spunti ai nostri clienti proprio per ridurre i loro consumi. È possibile chiedere un report sui consumi. Questo report dà la possibilità di confrontare i nostri consumi con i nostri consumi storici e con quelli di clienti simili a noi, perché solamente attraverso il confronto ci si rende conto se effettivamente si sta consumando bene, si sta consumando troppo, e quindi bisogna mettere in campo alcune attività. Poi è chiaro che è necessario capire quale attività, e qui per esempio per l'energia elettrica è possibile acquistare uno strumento sul
chiamando il nostro numero verde, che permette di misurare continuamente i propri consumi, quindi non una volta ogni due mesi, ma ora per ora avere la misurazione dei consumi. Questo ci permette di capire qual è il momento della giornata nel quale stiamo consumando di più, quando utilizziamo quale tipo di elettrodomestico stiamo consumando di più, se sono i LED, quindi abbiamo un consumo notturno continuo che portano alti i consumi, quindi ci conviene staccare qualche trasformatore o spegnere qualche LED in più, quindi abbiamo una serie di stimoli per poter risparmiare.